Terre, sapori e vini, i nostri viaggi, le nostre avventure, i nostri aggiornamenti, ancora la provincia di Treviso, il bel Veneto, il comune questa volta è quello di Monfumo. Monfumo, con me Lisa Dall'Est, una bella signorina, questa è un'azienda agricola che si chiama Ghisolana, parleremo di vini e di ricezione turistica, ma prima di entrare nel dettaglio, nei particolari, Ghisolana appartiene come nome forse alla storia. Sì. Abbiamo fatto una ricerca di mercato, Gabriele D'Annunzio chiamava Leonora Duse Ghisola, con il quale indicava una persona semplice e pura. Termine affettuoso, dai. E abbiamo voluto collegarci al territorio. Come chiami tu il tuo fidanzato? No, Ghisola no. Simpaticissima, no, era una battuta. Senti, importantissimo invece è che voi producete vini biologici, siete certificati, riconosciuti, certo. Che vini facciamo? Allora, beh, la nostra perla aziendale è l'Asolo Prosecco Superiore di OCG, la nostra azienda ha voluto selezionare dei vitini vecchi e abbiamo chiamato il nostro Prosecco Over 100. Uh-huh. Over 100, quindi un vino con oltre 100 anni di vita. E inoltre abbiamo una bollicina, un rosato da uve Cabernet Merlot e infine un rosso, un Cabernet Montello con gli asolani. Porte aperte alla cucina, tu oggi ci hai fatto assaggiare soltanto qualche piatto perché non si poteva assaggiarli tutti perché il regista insomma ha anche una certa età, non può mangiare tutto chiaramente, no, scusa Pietro Marcellino, sto scherzando. Qualche antipasto, dei primi e un secondo, dimmi qualcosa. Sì, allora abbiamo la nostra selezione di salumi soppressa e la coppa, dei formaggi che acquistiamo da aziende qui nei dintorni, una buona gallina in saor, le nostre galline le alleviamo qui in azienda e viene aggiunta poi della cipolla, dell'uvetta, dei pinoli. Poi abbiamo i gnocchetti con i pomodorini morlacco, che sono i nostri. Formaggio interessantissimo. Sì, formaggio qui locale. Delle lasagne, le tagliatelle con il ragù e delle lasagne con delle verdure. Perciò alla contadina, diciamo. Sì, certo. Poi ci hai presentato un secondo piatto molto buono. Sì, abbiamo fatto un rotolo di maiale con accompagnamento di zucchine trifolate. E infine una selezione di dolci che forniamo anche, offriamo anche ai clienti per il soggiorno qui nelle camere. Ma oltre a mangiare bene si può proprio soggiornare, cioè dormire, avete diverse camere, sì, appartamenti. Tre mini appartamenti e sette camere. Soltanto una precisazione, Ghisolana, però io leggo qui agriturismo al capitello, per non fare confusione, sui cartelli stradali c'è il capitello? Agriturismo al capitello, sì. Ecco, no, in modo con che... la connessione dell'azienda agricola Ghisolana. Completiamo in bellezza, a parte i vini, a parte la ricezione, Monfumo è anche famoso come il comune, come località, per le celebri mele. Certo, abbiamo una buona selezione di mele sempre autoctone e noi trasformiamo per realizzare un succo e delle marmellate di mela. Inoltre abbiamo un altro prodotto tipico che è il per sucaron. Che cos'è? Un pero tipico qui di Monfumo con il quale realizziamo delle marmellate. Non guardiamo, una prossima volta veniamo e lo conosciamo meglio, d'accordo? Fammi soltanto una promessa, chi ci ascolta, chi ci vede, mi tratti bene chi arriva? Siete benvenuti. Grazie. Terre, sapori e vini, i nostri aggiornamenti, viaggi e avventure. Rimanete con noi, questa volta dalla provincia di Treviso.